Quanto è importante avere un sito per il tuo modello strategico? Allora, premessa, a cosa serve un sito? Quello che vediamo spesso come scenario è il seguente. Io sono Tizio e dal punto di vista del mio servizio ho il seguente scenario, cioè il mio sistema che chiamo sistema vetrina marketing. Erroneamente, quindi io volutamente lo chiamo vetrina per non introdurre già la parola marketing, che è una parolaccia. In questo caso, il mio sistema è sito, e spesso il sito non c'è, tra l'altro, quindi è una delle casistiche. La seconda casistica è Instagram. Qualche volta poi si aggiunge YouTube, e quindi qua metto il tratteggio perché qui ci sono TikTok e così via. Diciamo che il pattern comune è sito più Instagram, ok? Ovviamente molti diranno: no, ma io ho anche altro, io ho anche altro, io ho anche l'altro. Non è quello l'obiettivo del video, nel senso che io ho preso il campione principale statistico e secondo me molti di coloro che andranno ad ascoltare questo video, una gran percentuale ha questo sistema oppure solo Instagram, ok? Qual è il problema? Che a livello di spesa cosa faccio? Instagram è gratis, anche perché il prodotto sei tu, quindi se Instagram non lo utilizzi come marketing, ma solo come vetrina, di fatto tu stai alle regole di Instagram. È gratuito perché appunto il prodotto sei tu. E poi il sito, cosa faccio per il sito? Quello che spesso vedo è o creare tramite vari WordPress e altre applicazioni delle pagine in maniera autonoma per chi più gli piace smanettare, oppure pagare chi crea siti dicendo: ciao, ho un sito, voglio fare ABCD, e di fatto spiega chi è, cosa fa, offre varie soluzioni. Quindi faccio che prendiamo ad esempio gli studi di registrazione, magari facciamo produzione, mix, mastering, ginseng, come dico spesso, quindi qualsiasi soluzione, e c'è una pagina about us, solite cose, contatti, bella raga, ok? Quindi questo è il sistema. E poi qual è il finale di questo sistema? Che arrivano da noi e dicono: ma com'è che io faccio tanti post su Instagram, ho un sito, ma nonostante lo sviluppo di questi due sistemi, o anche magari aggiungiamo, immaginiamo di avere anche 3, 4, 5 sistemi, non guadagno nulla? Ecco, perché forse c'è un problema a monte. Nel senso che il primo problema è che non si sa esattamente riconoscere il ruolo e la funzione di ogni componente. Facciamo un esempio. Noi di Music Business Italia abbiamo YouTube, abbiamo Instagram, abbiamo sito. Questi tre sistemi innanzitutto appartengono a un unico macrosistema. Secondo punto, hanno delle funzioni diverse. Ok, ma queste funzioni hanno un ordine preciso all'interno del nostro sistema di marketing. Cioè, cosa sto dicendo? Che questa parte, se non è inclusa all'interno di un sistema di marketing, non serve a nulla. Se non è inclusa all'interno di un sistema di marketing, non serve a nulla. Se non è inclusa all'interno di un sistema di marketing, non serve a nulla. Se non è inclusa all'interno di un sistema di marketing, non serve a nulla. Quindi, quale dovrebbe essere lo scenario giusto? Lo scenario giusto dovrebbe essere quello di identificare un sistema di marketing, cioè costruire un vero e proprio sistema di marketing. E quando parlo di marketing, cosa ho al suo interno? Ho delle fasi. Il marketing è un processo. Marketing deriva, lo dico un miliardo di volte, da market, quindi dal mercato, dal far match col mercato. Quindi non è come scrivo la frase numero 7, quella è comunicazione, che è una delle aree operative del marketing. Il marketing non è vendita, il
Vendita appartiene a una delle aree del marketing. Il marketing sono le 4P. Quindi cosa significa? Che dal punto di vista del marketing la cosa importante è il processo, dove ogni oggettino ha una funzione ben specifica. Funzione 1, funzione 2, funzione 3. Allora, qual è il tema? Perché ho fatto tutto sto discorso legato al marketing? Perché quando le persone con noi vanno a costruire un sistema di marketing si rendono conto che il grande problema del sito è che non ha una funzione il sistema di marketing. Perché? Perché se voi pensate che il sito serve ad acquisire clienti, non avete capito nulla. Il sito non fa acquisire clienti, ok? Il sito in sé, preso da solo, è un modello vetrina che, se alla base non ha un processo di marketing dove viene inserito nell'area vetrina del marketing, perché il marketing al suo interno ha varie aree, c'è cioè l'area vetrina, la fase educativa, la fase conversione, la fase fidelizzazione e così via, quindi c'è tutta una serie di processi, da solo non funziona. Quindi quando mi si dice ma noi abbiamo investito sul sito ma abbiamo perso un sacco di soldi perché non è cambiato niente, il problema è che avete investito male, perché non dovete investire sul sito, dovete investire per fare un processo di marketing. Infatti voi dovete sapere che praticamente per fare un primo vero modello di marketing il sito non serve, cioè è più importante fare altro dal punto di vista del marketing. Stessa cosa Instagram, dipende come viene utilizzato Instagram. Se noi non utilizziamo Instagram, che deve avere una funzione specifica qui dentro, per, ipotizziamo di avere Instagram qui, ok? Se noi non utilizziamo Instagram con una funzione ben precisa per far arrivare il cliente da Instagram e poi portare, cioè il cliente, chi ci conosce, l'audience, non il cliente, perché ancora non è cliente, e poi portarlo, e qui però dobbiamo costruire all'interno del marketing le varie frecce che portano il cliente potenziale tale da una tappa all'altra, ok? Se Instagram non è inserito in un sistema di marketing dove sostanzialmente ha una funzione specifica all'interno di uno schema specifico con un ordine specifico, Instagram preso da solo non vi servirà a nulla. Magari farete milioni di follower, magari tantissime persone vi dicono sei forte, sei fortissimo, produci bene, canti bene, hai una voce spettacolare, voglio apprendere, imparare lezioni di canto da te, ma cosa succede? Che poi si inceppa nella fase successiva. Quando si parla di soldi, di progetto, di risolvere dei problemi e così via, si ha poi grande difficoltà nella gestione del cliente, nella struttura d'offerta, nel fidelizzare nel tempo e così via. Quindi magari chi utilizza bene Instagram è bravo a pescare delle persone, ma fa una fatica mortale poi a condurre all'interno di un percorso. Perché? Perché il percorso non c'è, perché manca il marketing. Quindi la grande domanda sul sito: vale la pena davvero avere un sito? La risposta è sì, se prima è stato costruito un sistema di marketing. Se non avete un sistema di marketing, il sito è completamente inutile, anzi può risultare anche molto negativo, perché può allontanare il potenziale cliente e portarlo in altri sistemi. Viceversa, se voi avete un sistema di marketing dove ogni box, quindi ogni microsistema, Instagram, l'offline, il sito, YouTube e così via, ha una funzione ben specifica, allora in quel caso il sito è strautile. Perché? Perché il sito avrà una funzione vetrina all'interno di un processo molto più grande. Quindi io vi invito a fare una riflessione. La seguente: 1. Se avete un sito, come lo state sfruttando? Cosa state inserendo nel sito? Qual è il problema vedete principale nel vostro sito? 2. Se non avete un sito, cosa vi serve prima di creare un sito per creare le condizioni tali per cui il sito possa avere un senso all'interno del vostro sistema? Fatecelo sapere via mail, vi aspettiamo.